Parliamo un po' di questo spettacolo del 13 dicembre al Teatro Politeama, uno spettacolo davvero particolare. Sì, è importantissimo direi. Noi consegniamo con questo spettacolo del 13 dicembre, il giorno della martire Santa Lucia, la protettrice della vista, della luce degli occhi, ma non solo, secondo me, anche della luce dell'anima. Lo spettacolo va a concludere un anno di lavoro dove ci sono quei progetti quotidiani che l'Unione Italiana Ciechi mette in campo per rendere la persona cieca o ipovedente e metterla in condizione, renderla libera, autonoma, indipendente e metterla in condizione di poter vivere una vita ricca di qualità e di indipendenza, perché purtroppo la cecità è una condizione difficile e se non viene seguita, se non ci sono progetti che mettono la persona in condizione di essere autonoma, poco si può fare. Quindi dall'autonomia, poi l'istruzione che è fondamentale, quindi la conoscenza di un metodo di lettura e scrittura che li porti ad essere uguali nelle scuole, con l'approccio anche degli ausili, quindi dagli ausili poi ai libri di testo, e quest'anno anche un progetto che concluderemo grazie alla Banca d'Italia, grazie al Comune, alla Regione, grazie anche all'Unipol privati, cercheremo di allargare questo nostro progetto di vita con l'ideazione e la realizzazione di una stamperia multimediale Braille, la prima qui in Catanzaro ma anche in Calabria a livello multimediale. E quindi avremo l'opportunità anche di investire su una nuova figura professionale, quindi la stamperia Braille potrà dare occupazione ai nostri non vedenti o ipovedenti o persone normodotate, quindi è un orgoglio questo che vogliamo condividere con la città. E in questo spettacolo, attraverso la nostra arte, io ringrazio anche chi ci accompagnerà in quella serata, dalla produzione della Life Communication, dalla conduzione di Domenico Gareri, dall'accompagnamento di arte e danza, dal maestro Calabrò, che ormai è diventata una consuetudine questo suo accompagnamento che va in sinergia con i nostri ballerini, dal canto, dalla musica, Massimo Tagliata, anche lui per la terza volta ci accompagna, lui è un'eccellenza. Avremo anche quest'anno alcune premiazioni di persone eccellenti qui su Catanzaro, e la cosa bella della nostra categoria è che non solo pensiamo ai non vedenti, ma tutto ciò che viviamo lo vogliamo condividere con la città. Anche la nuova sede in Piterà, noi cercheremo appena, piano piano la stiamo arredando, la stiamo diciamo rendendo utilizzabile per tutti, perché non sia solo il luogo dei ciechi ma sia un punto di riferimento della città, con sportelli informativi, competenze e tutto ciò che ci può venire in mente.